Qualche giorno fa sono stato al Comic Con di Napoli, che per chi non lo conoscesse è una fiera dedicata al mondo del fumetto, del disegno, degli anime, dei videogiochi. Quando sono stato lì e mi sono fatto una passeggiata tra le migliaia di persone, c'era un pensiero che mi attanagliava, che rinchiuso tra il perimetro della fiera, ognuno si sentiva libero di esprimersi come voleva, vestendosi dal proprio personaggio di fumetti preferito, da un personaggio di sua invenzione, imitando qualcun altro. Tantissimi ragazzi, giovani e non solo, si esprimevano in questo modo e mi ha fatto scattare quel pensiero, ossia quanto è importante oggi, specialmente per chi fa lavori creativi, sentirsi libero di potersi esprimere. Ad esempio a me non capita spessissimo di sentirmi libero, perché quando si fa un lavoro pubblicitario, anche se creativo, sotto commissione, bisogna rispettare determinati standard, determinati punti dataci dal cliente. Quando io ad esempio faccio questi video, racconto quello che voglio, quando voglio, e mi sento libero di potermi esprimere appieno. Mentre guardavo questi cosplayer passeggiare, il pensiero che mi veniva era: è fantastico vedere che almeno per un giorno chiunque è libero di esprimersi come vuole. No, lui forse non lo commento, perché se vuole esprimersi e sentirsi libero di poter raccontare qualcosa vestendosi così, non posso dirgli niente. Insomma, questa è stata la mia breve esperienza al Comic Con. Fatemi sapere voi come vi sentite liberi e come vi esprimete liberamente qui nei commenti. E se vi è piaciuto questo video potete anche iscrivervi al canale, così che ogni domenica potete tamburellarvi i cosiddetti con le mie storie e con i miei racconti. Quindi, cos'altro dirvi? Noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. Ciao!